Bene, partita valida, vediamo subito la presa da Biotech Marcon, Muratore Andrea che si mette al comando, a detta del ritmo, Giacetti cerca di prendere la scia, però Andrea per mantenere un ritmo abbastanza intenso, adesso vediamo subito il primo ostacolo, tecnica abbastanza buona, passaggio antica di 31 ai 200, quindi partenza abbastanza decisa per Andrea. Vediamo adesso il passaggio al tramontino. Dai Fede! Vai Fede! Una da 1 4, un 4 da tramontino. A seguire subito Giacetti Federico, anche se sta tenendo una buona natura, una buona natura deciso a tentare il primo per i campionati italiani. Giacetti che cerca di approfittare della scia di Monadoro per provarci anche lui, vediamo che siamo quasi a metà gara. Ecco che siamo al passaggio di tempo, 1.40 per Muratore Andrea, io direi un ottimo passaggio per lui, ma anche Federico sta mantenendo una ricerca da pure, 1.50 per lui, quindi adesso vediamo se sono riusciti a controllare bene le energie per riuscire a chiudere bene l'ultimo giro e a concludere veramente con un grande tempo questo 1200 piedi per i attendiamo anche noi con un grande applauso perché non ci parli che manca un giro andiamo totalmente correndo per un giro vediamo Andrea 221 per Andrea veramente sta che è poco più distante da Andrea che sta passando intorno ai 2.35 anche se Nico sta tenendo un grande gara, vediamo che siamo agli ultimi 300 metri per quello di Andrea, ancora una distesa corsa per lui. Passaggio deciso, ormai sono più di 2 metri di gara, sono meno 200, sono 30 minuti, passaggio di 1.58, veramente sta facendo una grande gara, la presa della biotecnica, la Marcon. A meno 150, cerchiamo di recitare la presa con un applauso, vediamo se